Nei pressi del villaggio di Gierwash, i fitti boschi tra i laghi della Masuria offrivano l'ambiente ideale per la creazione di una tana. Usando le parole del suo stesso artefice, una tana perfetta per un lupo. In questo luogo fu costruita una piccola città fortificata, progettata per resistere a bombe e attacchi aerei. Questo complesso di bunker avrebbe presto assunto il ruolo di quartiere generale più segreto di Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Io sono Framora, su questo canale condivido le mie esperienze in giro per il mondo con un fuoco specifico sulla Polonia, nazione in cui vivo da tanti anni. E in questo video specifico andiamo alla scoperta della tana del lupo. Sono davvero eccitato di andare a visitare finalmente questo luogo, perché da quando mi sono trasferito in Polonia inevitabilmente mi sono appassionato, no, al tema della Seconda Guerra Mondiale. Qui ovunque trovi comunque riferimenti a questa guerra. Questo luogo qui è uno di quelli che più mi affascinava, quindi sono molto felice di andare alla scoperta di questo posto e farvelo conoscere, lo conosceremo un po' insieme. La costruzione della Tana del Lupo ebbe inizio nel 1940, in previsione dell'Operazione Barbarossa, nome in codice dell'invasione dell'Unione Sovietica pianificata per l'anno seguente. La scelta del sito fu determinata sia dalla sua posizione remota e difficilmente accessibile, sia dalla sua vicinanza al confine sovietico, il che consentiva di dirigere con maggiore efficacia le operazioni di guerra. Il sito era tutto intorno circondato da mine antiuomo. Si stima che al termine della guerra ce ne fossero circa 55.000 e l'esercito polacco ci ha messo circa 9 anni per toglierle tutte e rendere il sito visitabile. Purtroppo però 3 soldati sono deceduti durante questa operazione. Inizialmente il quartier generale era costruito da pochi edifici leggeri, destinati al Führer e ai suoi collaboratori più stretti, poiché si credeva in una vittoria rapida contro l'Unione Sovietica. Tuttavia, con il protrarsi del conflitto, il complesso subì una serie di espansioni e rafforzamenti, fino a estendersi su circa 250 ettari, dove sorgevano un'ottantina di edifici, fra cui 7 bunker realizzati in cemento armato con mura spesse dai 4 agli 8 metri, praticamente impenetrabili alle bombe dell'epoca. Comunque è incredibile vedere lo spessore delle pareti, cioè delle cose gigantesche. Guardate qua. Guardate quanto sono spesse. Questo edificio qui, il numero 6, era quello destinato agli ospiti, in cui soggiornavano gli ospiti quando venivano a trovare Hitler, quindi una specie di hotel, possiamo dire. Ad esempio qui è stato Benito Mussolini. Nonostante l'alta protezione del luogo, fu proprio qui che Hitler subì uno degli attentati più gravi della sua storia. Alcuni dissidenti, disillusi dalla prospettiva di vittoria della Germania, elaborarono un piano per eliminare l'intera leadership nazista in un solo colpo. E il 20 luglio 1944 von Stauffenberg mise in atto la celebre Operazione Valkyria. Queste rovine qui potrebbero sembrare semplici rovine di uno dei tanti bunker, ma in realtà questo luogo qui fu storicamente molto importante perché dove avvenne il tentato omicidio di Adolf Hitler. Attentato che, come sappiamo, non andò a buon fine per colpa anche di Benito Mussolini. A causa dell'improvvisa visita nel pomeriggio di Benito Mussolini, la riunione venne anticipata di mezz'ora, il che costrinse a una rapida accelerazione nell'innesco dei due ordigni. Stauffenberg e il suo aiutante fecero in tempo ad azionarne solo uno. Inoltre, a causa del caldo eccessivo, la riunione non si svolse come previsto in un bunker, ma si tenne in un edificio leggero, diluendo così l'effetto dell'esplosione. Infine, la valigetta con la bomba lasciata vicino a Hitler venne allontanata da un generale che se la trovò tra i piedi. L'esplosione ferì molte persone, ma ne uccise solamente 4, di minor rilievo. Göring e Himmler alla fine non avevano partecipato alla riunione e Hitler riportò solamente lievi bruciature e lesioni ai timpani. Stauffenberg partì per Berlino convinto del successo dell'attentato. Fu immediatamente fucilato. Gli altri cospiratori subirono atroci esecuzioni i giorni seguenti. Meno male che ogni tanto c'è qualcuno di questi blocchi integri, che non so se sono originali o ricostruiti, però intanto mi riparo dalla pioggia e poi comunque ci sono installazioni belle, sia per imparare qualcosa sia un po' più scenografiche, tipo Hitler qui alle mie spalle. Il sito oggi si trova in queste condizioni poiché nel gennaio del 45, al termine della guerra, i tedeschi cercarono di distruggere il complesso per non lasciarlo in ottime condizioni all'Unione Sovietica. Però, essendo un sito costruito apposta per resistere ai bombardamenti, non fu semplice. Quello che fecero è cercare di distruggerlo dall'interno, quindi piazzarono decine di tonnellate di esplosivo in ogni edificio e lo fecero saltare in aria. Immaginatevi il casino che c'è stato nel
far saltare in aria con decine di tonnellate di esplosivo questi bunker così immensi, un suono mostruoso. Siamo arrivati al bunker più grande, quello con più protezione in assoluto, il bunker numero 13, che era il bunker di Hitler. Vediamo se si riesce a salire in maniera illegale, ovviamente. Adolf Hitler entrò per la prima volta nella Tana del Lupo il 24 giugno 1941, due giorni dopo l'inizio dell'invasione dell'Unione Sovietica. L'abbandonò definitivamente il 20 novembre 1944 per rifugiarsi a Berlino. Führer trascorse nella Tana del Lupo complessivamente circa 800 giorni. Non vado più dentro perché non si può, quindi si vede che non è sicuro, non mettiamoci in situazioni di pericolo, però mi fa proprio un effetto strano, cioè pensare che questo sia stato il bunker di Hitler, che qui ha trascorso una marea di giorni, camminato in queste pareti, preso decisioni importanti. C'è un'area veramente strana, cioè oltre al fatto di non entrare per il pericolo non entro perché ho paura, cioè veramente ho sensazioni strane. Difficili da spiegare. Comunque si dice che gli altri ufficiali anche avevano i loro bunker, però lo utilizzavano solamente in caso di necessità. Normalmente vivevano sempre qui, però in case più normali, ecco. Mentre Hitler, soprattutto poi dopo il tentato omicidio, non usciva praticamente più dal bunker, cioè mangiava lì, dormiva lì, prendeva le sue decisioni lì. Siamo arrivati ad un altro bunker molto importante, il numero 16, che apparteneva all'ufficiale di aviazione Hermann Göring, che è stato condannato a morte durante il processo di Norimberga e lui si suicidò la sera prima con del cianuro. Comunque questo bunker qui, anche se distrutto, è l'unico che è possibile visitare al suo interno. Quindi ci facciamo questo giro. Qui si vede bene come sono stati rafforzati gli edifici nel corso del tempo, perché vedete, questa era la struttura originale e sopra poi è stata costruita questa. Qui c'è una roba immensa, cioè vi giuro, veramente immenso. Guardate che parete. Ecco, vedete, rispetto a quanto detto prima, qui ad esempio c'era la casa di Göring, quindi lui viveva qui e il bunker era lì, non viveva dentro il bunker come invece Hitler. Quando il 1 agosto 1944 ebbe inizio la rivolta di Varsavia, Adolf Hitler si trovava nella Tana del Lupo. Da qui ordinò di sopprimerla con ogni mezzo possibile. Ogni abitante deve essere ucciso, non si devono prendere prigionieri. Varsavia deve essere rasa al suolo. L'eroica lotta durò 63 giorni e circa 200.000 persone persero la vita. Sappiamo poi che Hitler si rifugiò nel suo bunker a Berlino e il 30 aprile del 45 si suicidò mangiando una capsula di cianuro di potassio e sparandosi alla tempia. Come ultimo ordine chiese ai suoi soldati di portare fuori il suo corpo e bruciarlo affinché non cadesse poi nelle mani dei sovietici. Così è stato. I resti comunque vennero trovati e inizialmente seppelliti in un cimitero a Magdeburgo. Successivamente i servizi segreti sovietici riesumarono il corpo, lo bruciarono completamente, gettarono le ceneri nel fiume Elba, tranne un pezzo di mandibola che ad oggi è ancora conservata a Mosca. Sulla strada mentre tornavo ho visto questo agriturismo di pesce, sembrava molto carino, squisita, si sente che è proprio roba fatta in casa. Grazie Barzo. No, cinque Barzo. Grazie. Quello che ci manca alle volte è connettere che noi siamo il frutto della Seconda Guerra Mondiale. Quello che stiamo vivendo deriva dalla Seconda Guerra Mondiale. I vari interessi, tutte le questioni geopolitiche attuali derivano tutte dalla Seconda Guerra Mondiale. Da come è terminata la Seconda Guerra Mondiale, quindi per questo è importante capire questo argomento, studiarlo e connettere i puntini, capire che noi siamo il frutto di quello. Anche il pesce è super delizioso, super
gustoso. Quindi posto assolutamente consigliato dopo la Tana del Lupo. Tra l'altro, a 18 km dalla Tana del Lupo c'è anche Mamerchi, che è un altro sito in cui trovate bunker, sempre nazisti, però interi, non distrutti, perché non hanno fatto in tempo. Erano bunker militari, non così importanti come quelli della Tana del Lupo, perché lì c'era Hitler e tutti gli ufficiali, però comunque se volete vedere delle strutture integre potete andare lì. Se invece volete continuare a vedere altri video riguardanti il tema Seconda Guerra Mondiale, trovate una playlist qui. Qui c'è invece il video sui laghi della Masuria, se come me, madonna questa vespa mi sta torturando, se come me volete unire la visita alla Tana del Lupo con un po' di relax tra i bellissimi laghi della Masuria, like, iscrizione al canale qualora non l'aveste ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo video.